La sicurezza che un prodotto sterilizzato sia privo di microrganismi, non può essere stabilita se non in termini probabilistici di sopravvivenza del microrganismo. Generalmente si considera un prodotto sterile quando la probabilità che un singolo microrganismo vitale sia presente in quantità uguale o inferiore a 10 alla meno 6. Ma benché i sistemi di sterilizzazione siano comunque numerosi, si possono ridurre a due metodiche di base, metodi fisici e metodi chimici. I metodi fisici prevedono il calore secco attraverso delle stufe e il calore saturo, quindi del vapore, attraverso delle autoclavi a vapore. Tra i metodi invece chimici annoverano l'ossido di etilene, la formaldeide gassosa, la gluteraldeide, il perossido di idrogeno e l'acido peracetico. Ciascun sistema presenta delle caratteristiche peculiari che ne determinano vantaggi, ma anche svantaggi di impiego, a seconda poi delle specifiche condizioni d'uso.